Buongiorno a tutti. Oggi andremo alla scoperta di uno dei luoghi più significativi della città di Modena e ci immergeremo nell'epoca che la vide prendere vita. Di cosa stiamo parlando? Della splendida Piazza Grande, tuttora cuore pulsante della città. Trovarsi oggi in Piazza Grande significa essere immersi all'interno del sito UNESCO di Modena, dichiarato Patrimonio Mondiale dell'Umanità nel 1997, e per poter osservare ciò che splendidamente la incornicia. La cattedrale, la torre, il palazzo comunale che si ergono maestosi davanti ai nostri occhi. La piazza inizia a prendere forma nel XII secolo quando diventa il luogo dove si gestisce il potere religioso e il potere politico e anche il potere giudiziario. Il ruolo di cuore pulsante della vita cittadina che questo spazio assume nel corso del tempo è oggi testimoniato anche da due simboli della città che vi sono collocati. Davanti alla scalinata di accesso al Palazzo Comunale troviamo la Pietra Ringadora, un grande masso dove gli oratori salivano per arringare le folle, ma sul quale avvenivano anche le punizioni esemplari dei debitori e dei bestemmiatori. In un angolo del palazzo si trova invece la Bonissima, misteriosa figura femminile scolpita in epoca medievale, ma la piazza era anche teatro di numerose feste che portavano a raccolta tutta la comunità. Dai festeggiamenti per la nascita di una rede dei signori d'Este, al carnevale, alla gioia per la vittoria di Modena nella battaglia contro una città rivale. Essa era anche il centro della vita economica, dove si svolgevano il mercato, gli scambi e le trattative. La piazza mantiene nel tempo il suo carattere sacro e civile insieme, e via via va delineandosi come un punto di riferimento fondamentale per tutti i modenesi. Ma adesso fermiamoci un attimo ad osservare la torre dell'orologio che svetta sul Palazzo Comunale e che scandisce tutti i momenti della vita della piazza. Possiamo notare il quadrante che riporta la doppia numerazione romana e araba, realizzata intorno al 1730 in sostituzione di quello cinquecentesco. Dietro il quadrante si nasconde un meccanismo meraviglioso che in via del tutto eccezionale vi vogliamo mostrare. Ecco la nostra sorpresa. Addentrandoci all'interno di Palazzo Comunale, salendo fin sopra la torre dell'orologio, ci troviamo davanti a una stanza che ospita la straordinaria macchina cronometrica che dal 1868 aziona l'orologio affacciato su Piazza Grande e che fino a non molti decenni fa ha azionato anche quello dell'attigua Piazzetta delle Ova. La sua costruzione si deve a Ludovico Gavioli, classe 1807, definito dai suoi contemporanei genio meccanico e divenuto famoso in Italia e in Europa per le sue straordinarie invenzioni. Gavioli ha concesso gratuitamente al comune di Modena questo raffinatissimo congegno, una macchina davvero tecnicamente avanzata, in grado di generare un errore massimo di 10 secondi in 24 ore, e la sua marcia non può subire alterazioni neanche in caso di terremoti. Pensate solo che la forza che muove il pendolo di circa 30 kg, la cui oscillazione dura 2,5 secondi, è data da un pesetto di poco più di un grammo. Dal sistema degli ingranaggi e della distribuzione delle forze, si passa dalle grandi ruote dentate e dai pesi che scendono per diversi metri al piano sottostante, a perni dalle dimensioni di un sottile ago da cucire. Gli ingranaggi a vista sono quelli per la riduzione dei minuti e delle ore. Le due asse, anch'esse ruotanti e col contrappeso, corrispondono invece alle lancette. Per concludere vi mostriamo, come se fossimo dietro le quinte, l'orologio trasparente affacciato su Piazzetta della Ova, che un tempo era azionato dallo stesso meccanismo, pur trovandosi a 40 metri di distanza. Il suo funzionamento era ottenuto da un lungo braccio snodato formato da 40 bacchette di abete dal diametro di 8 mm. Che riceveva impulsi regolari di 10 secondi. Magnifico, vero? Per adesso il nostro viaggio termina qui, ma questo è solo un assaggio delle bellezze e dei misteri del sito UNESCO di Modena che vi vorremmo svelare. Noi vi aspettiamo presto per potervi far ammirare di persona tante altre piccole e grandi curiosità sulla nostra città.